l'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, un ospedale nuovo e moderno, diciamo avviato nel 2012, nel quale i servizi informatici giocano un ruolo fondamentale per la cura e, diciamo, il servizio al paziente. In questo contesto abbiamo dovuto sostanzialmente avviare, implementare con delle moderne tecnologie tutto quanto la moderna pratica clinica richiede per servire al meglio il paziente. In particolare, se ci riferiamo all'ambiente dell'information technology, cioè ai data center e a quegli apparati, quei servizi che poi rendono possibile la cura del paziente, non possiamo non ricordare che è fondamentale la disponibilità del servizio, è fondamentale avere a disposizione un software, delle applicazioni che siano in grado di gestire accuratamente, diciamo, il percorso di cura del paziente, e quindi di conseguenza il ruolo del data center diventa centrale al fine di poter gestire al meglio la qualità del servizio. In particolare il percorso fisiologico di evoluzione del nostro ospedale è stato quello, seguendo la moderna tecnologia, di passare da un data center classico dove c'erano macchine, diciamo, fisiche, a un data center più moderno dove si parla di sistemi e servizi di tipo virtuale, e quindi conseguentemente con l'evoluzione e l'aumento dei servizi poi esporci e, diciamo, uscire dall'ambito del nostro palazzo e andare verso un cloud ibrido, cioè l'erogazione di servizi e risorse informatiche anche da parte di fornitori esterni. Nella moderna accezione, il cloud ibrido è un insieme di servizi e di offerti, diciamo, di servizi ICT offerti al business per erogare, in un caso specifico di un ospedale, la cura al paziente. Ibrido nella nostra accezione vuol dire sostanzialmente aver segmentato e mantenuto all'interno del palazzo principale, cioè all'interno delle mura dell'ospedale, una serie di servizi e di dati molto critici, sia in termini di continuità operativa, sia in termini di sensibilità del dato che noi andiamo a trattare, e aver spostato verso l'esterno l'erogazione di alcuni altri servizi tipicamente più diciamo operativi e non tanto clinici, per consentire agli utenti di eseguire meglio il proprio lavoro. Facciamo un esempio in particolare: all'interno del nostro cloud privato, cioè all'interno di tutte le macchine virtuali che erano i servizi clinici, risiedono tutti i dati, tutti i database, quali ad esempio quelli che gestiscono i dati del sangue, piuttosto che della cartella clinica informatizzata, delle prescrizioni e somministrazioni di farmaci e quant'altro. Questi li abbiamo mantenuti all'interno e costantemente protetti all'interno della nostra struttura, anche se in realtà sono accessibili con gli opportuni meccanismi di sicurezza anche dall'esterno. Per quanto riguarda invece dei servizi operativi trasversali, quali possono essere la posta elettronica, la gestione dello spazio condiviso, la gestione di tutti gli ambienti di sviluppo e di test delle applicazioni, che in questo caso non manipolano i dati direttamente legati al paziente, quindi estremamente sensibili, abbiamo abbracciato il paradigma del cloud, portando verso l'esterno e quindi suddividendo i servizi parte all'interno e parte all'esterno. All'interno di una struttura ospedaliera, nonostante magari non si veda e possa sembrare il contrario, la continuità operativa è una componente fondamentale. Alcuni esempi possono chiarire al meglio questo concetto. Se un paziente, sia esso un bambino piuttosto che una persona adulta, si reca al pronto soccorso una notte di una domenica, evidentemente deve ricevere i medesimi servizi che possono essere erogati durante il giorno. Analogamente, se dobbiamo prescrivere dei farmaci e somministrare poi la terapia al paziente, magari anche salvavita, piuttosto che registrare alcuni dati in terapia intensiva o nei laboratori, diciamo, di analisi, questi servizi devono essere garantiti H24x7. Quindi assume fondamentale importanza poter garantire alla componente operativa sanitaria e clinica che i servizi di cui hanno bisogno, di cui ormai non possono fare a meno perché la maggior parte
diciamo, della quotidianità è servita dall'informatica, assume sempre più importanza garantire la continuità di questo servizio, il che in pratica, scendendo a livelli del data center, è fondamentale poi poter garantire che tutti i servizi erogati, che nel nostro caso sono almeno un centinaio quelli assolutamente critici, siano sempre disponibili per la quantità maggiore di tempo.